Ed eccoci ancora qui, 99.8 Radio Yes, la radio della città di Roma, in questo martedì 4 febbraio, giornata mondiale contro il cancro. Diamo subito il benvenuto al professor Gianluca Grazzi, professore in linea. Sì, buongiorno. Buongiorno, lei è professore direttore della chirurgia epato-bilio-pancreatica dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. Ancora buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, noi sappiamo che il vostro istituto si è dato veramente tantissimo da fare, con tante iniziative soprattutto sul web, anche perché ormai è diventato il modo di diffondere, di fare informazione, quello più valido, quello più attuale, quello più seguito, giusto? Sì, è vero, noi siamo molto attivi sia su Facebook che su Twitter. E su Twitter l'hashtag della giornata è molto seguito non solo in Italia ma in tutto il mondo. Oggi è una giornata molto importante, certo, perché ricorda un problema molto serio per tutti. Certo, certo. Allora, parliamo, è importantissimo proprio perché anche noi vogliamo dare il nostro piccolo contributo, quindi nel fare informazione, e oggi volevo parlare insieme a lei proprio perché lei, ecco, si occupa di questo aspetto, l'aspetto del fegato, del pancreas e così, certo, via. E quindi volevo farle delle domande che possono riguardare soprattutto, io credo che il a rischio tumore sono soprattutto le cause possono essere molto legate all'alimentazione. Oppure no? Sì, certo. Allora, diciamo che per quel che riguarda il tumore al fegato, fino a pochi anni fa erano soprattutto i pazienti che avevano l'epatite B e C, che sono quelli che si prendono col contatto di sangue, a sviluppare dei tumori del fegato. Adesso invece e la proiezione è decisamente verificata, saranno di più quei pazienti che, pur senza avere avuto un virus dell'epatite, hanno un habitus metabolico particolare, magari sono sovrappeso, sono ipertesi, hanno un po' di diabete, e questa popolazione di pazienti sarà quella che avrà più tumore al fegato. È più a rischio, chiaramente. Per cui le abitudini alimentari e anche direi di vita diventano estremamente importanti. Certo, e quindi molto legato all'alimentazione, le regole dovrebbero essere sempre le stesse, ma noi, come dicevamo all'inizio, non ci limitiamo, anche oggi le vogliamo ripetere perché è nostro dovere fare informazione, quindi un corretto stile di vita, una corretta alimentazione è alla base della prevenzione. Certo, quantità, qualità, ma anche movimento, certo, non solo alimentazione, ma mangiare, muoversi, fare una vita, sarebbe bello dire fare una vita sana, però poi la vita di tutti i giorni fa sì, fatica a essere così. Questo però, è vero, però in qualche maniera dobbiamo pur aggiustare, no? Per certo, quello che c'è possibile. Assolutamente, l'alimentazione deve essere curata, deve essere un'alimentazione varia, e soprattutto la cosa che non bisogna fare è l'abuso di uno, due cibi, del bere, l'abuso quello è da prescrivere. In generale, a prescindere da quello che si mangia, è vero che esiste un'alimentazione più pulita, così possiamo chiamarla, rispetto, sì, vero, ad un'altra, certamente, però le dosi sono la cosa più importante, insomma se si mangia meno non si va in sovrappeso, quindi non si ha rischio dubbio. Diabete e così via. Non c'è rischio di diabete, non c'è rischio sovrappeso, uno dei parametri è la circonferenza della pancia lombelico. Esattamente. Lo vogliamo ricordare qual è? Ricordiamo, misurarsi la pancia all'ombelico è un problema, è una cosa che dovremmo fare per tenerci controllati e vedere quanto aumenta o quanto diminuisce. Allora, gli uomini qual è la circonferenza che non dovrebbero superare? Beh, dipende, il parametro non è assoluto, perché una persona di 1,90 avrà una pancia diversa di 1,60, per cui quello senz'altro. Bisogna fare dei rapporti. Secondo me la cosa migliore è il rapporto fra altezza e peso, questa è la cosa principale, oltre che monitorare la circonferenza della pancia. Comunque alla base sta che non bisogna ingrassare, non bisogna andare in sovrappeso, appena si prende un chilo bisogna, come dico io, metterci subito le mani, perché altrimenti poi si somma un chilo sull'altro e poi diventa veramente complicato rimettersi a dieta per dimagrire. Non c'è dubbio. Tenga presente anche che oggi è molto facile fare, per esempio, un'ecografia. L'ecografia è un esame molto banale che si può fare, poco costoso, e quando si vede il fegato steatosico, la gente chiede: ma cos'è il fegato steatosico? Ecco, glielo chiedo anch'io. È un fegato dove c'è una maggiore quantità di grasso. Vuol dire che l'alimentazione non è perfetta, l'abitudine di vita non è perfetta, il proprio metabolismo non è perfetto. Questo
questo è meraviglioso perché mi sono venute già in mente due o tre persone alle quali dovrò suggerire di sottoporsi a un'ecografia sì, certo, del fegato. Assolutamente. L'ecografia è un esame molto banale, si vede il fegato steatosico, si vede, è facilissimo da vedere. Bella, questa è bellissima. E quindi in base a quello chiaramente si può attivare un programma insomma, di... Esattamente, bisogna pensarci, magari chiedere al proprio medico, magari chiedere un consulto anche da un nutrizionista o qualcuno che si occupa di malattie del metabolismo, magari fare due esami del sangue, insomma. Ma potrebbe aiutare, ma potrebbe aiutare proprio a decidersi finalmente di mettersi a dieta, ecco, un aiuto in più, vedendolo anche dall'ecografia. Quindi oltre a questa, all'alimentazione, ecco, però parlando invece del tumore proprio al fegato, e com'è l'incidenza nel nostro paese? È alta? È alta perché noi abbiamo alcune zone in cui l'epatite C è, come si dice, endemica, cioè molto diffusa, molto diffusa, e l'epatite C è una fra le principali cause del tumore al fegato. Certo. Per cui direi che noi non abbiamo un'incidenza, un numero di pazienti con tumore al fegato alto come il Giappone, come le zone del sud dell'Africa, ma siamo in un rischio più alto di quelli che sono le popolazioni dell'Europa, del mondo occidentale. Ecco. Tra queste siamo fra le più alte. Però questa non è una bella notizia, non è un bel primato almeno. No, non è un bel primato assolutamente. Ecco, no. Parlando di terapie, allora di tumore al fegato, muore? Questa è la domanda proprio. Di tumore del fegato... Allora, la buona notizia è che si muore meno che in passato. E questo già. Perché la credenza popolare è che il fegato non si possa toccare, o che sia un disastro, che sia... Invece i tumori del fegato hanno numerose terapie. Le principali direi sono, la principale è chirurgica, cioè fare degli interventi chirurgici che asportino i tumori dal fegato. Poi abbiamo delle terapie un po' meno invasive attraverso la pelle, si possono infilare... degli aghi nel fegato che bruciano i noduli tumorali e hanno degli ottimi risultati soprattutto per i tumori piccoli. È come se fosse una chemioterapia diretta. Esattamente. Per pazienti molto particolari si può arrivare a fare il trapianto di fegato. Certo. Alcuni tumori selezionati, non tutti i tumori del fegato, possono avere un'indicazione a fare un trapianto di fegato. Ecco, quali sono i tipi di tumore che possono ricorrere al trapianto? Sono tumori piccoli che non possono fare le due terapie di cui le dicevo prima, cioè la resezione chirurgica o bruciarle attraverso la pelle, e in cui la funzione del fegato si è già alterata in maniera negativa. Ah, ecco. E per quindi... cui pazienti molto particolari, però è una terapia molto efficace. Ecco, c'è un limite d'età? Per il trapianto sì, per il trapianto si arriva non più in là dei 65-70 anni, perché l'intervento è un intervento molto importante, immagino. In cui che non è possibile fare in un fisico già usurato dall'età. Certo. E quindi il limite non è un limite da carta d'identità, non è che chi ha 65 è anni chiaro, un giorno, è chiaro, certamente. Non viene più fatto l'intervento. Però bisogna guardarci, perché più si va in là con l'età, più i problemi ci sono, per cui si tende a non superare 65-70 anni, si tende. Certo. Ecco, invece per quanto riguarda il pancreas? Pancreas è un'altra malattia molto consistente, secondo me, se mi lascia il termine, più cattiva del tumore del fegato. Sì, più cattiva, perché il fegato l'abbiamo detto prima, ci sono delle popolazioni a rischio che possono essere guardate a intervalli periodici, cioè quelli con l'epatite B, quelli con l'epatite C, pazienti con queste sindromi metaboliche, in sovrappeso, si guardano, e quindi c'è la possibilità di vedere tumori in fase iniziale. Per il tumore del pancreas invece non ci sono delle popolazioni a rischio, per cui non c'è la possibilità di fare quello che si chiama screening, cioè di guardare in una particolare popolazioni con particolari caratteristiche se sviluppano il tumore, per cui il tumore è difficile da vedere e spesso si vede già in fase avanzata in cui è difficile poi poter proporre un trattamento. Ecco, quali potrebbero essere i sintomi? I sintomi possono essere vari. Il sintomo, ahimè, dove i pazienti hanno più fortuna è diventare gialli. Ah.
un po' come l'epatite? Esatto, perché i tumori della testa che nascono in una zona del pancreas che si chiama testa possono chiudere un particolare condotto che dal fegato porta la bile all'intestino e il paziente diventa giallo. Ah, ecco. Diciamo, infatti, come diceva lei, sono fortunati perché almeno uno se ne accorge immediatamente e si può intervenire. Anche tumoretti piccoli possono dar segno della loro presenza in una fase iniziale della crescita. Per cui diventare gialli, certo, il problema c'è, non c'è, però certo. Si può pensare a fare l'intervento. Se questi tumori del pancreas nascono purtroppo in altre zone, può essere difficile vederli. Allora, quando il paziente ha un dolore che non aveva prima, che non va via, che magari l'accompagna per tutta la giornata, oppure un dolore a che livello? Un dolore a livello trasversale dell'ombelico, diciamo così, passa dalla zona dell'ombelico e fa la circonferenza dell'addome. Ah, addirittura, che non si potrebbe confondere con una semplice colite? A volte i problemi ci sono, certo. Infatti è per quello che le sta dicendo, anche quando ci sono questi dolori che magari non passano, restano sordi. E lì magari bisogna guardarci perché il corpo dà dei segnali. Certo, bisogna saperli e per questo è importante l'informazione. Infatti, quello che stiamo facendo noi in questo momento e che voi fate ogni giorno presso la vostra struttura sanitaria. E allora, vogliamo parlare appunto di prevenzione. Sarebbe opportuno fare un controllo delle ecografie, insomma qualche test di diagnostica particolare a che età, in quali momenti? Allora, ci sono delle popolazioni a rischio dove è definito cosa bisogna fare, per esempio parliamo di tumori al colon, noi sappiamo che dopo i 50 anni ogni 2 anni bisogna che ci guardiamo, ci sono città che hanno programmi ben definiti, ogni 2 anni arriva a casa per esempio il test del sangue occulto nelle feci, cioè cercare se nella popò, si può dire una cosa che facciamo assolutamente tutti, se nella popò c'è del sangue che non si vede, è un test banale che si può fare in farmacia, costa molto poco, ogni 2 anni sarebbe bene farlo. E ci sono diverse città cui il comune o le regioni mandano proprio a casa la lettera dicendo dovete fare questo e serve. Serve perché vedere un tumore del colon in fase molto iniziale dà addirittura la possibilità di poter guarire, ma nel senso vero del termine, un tumore del colon preso in una fase estremamente iniziale può essere asportato e può essere curato anche in maniera definitiva. Fare questi controlli non sarebbe male. Questo, per esempio, è una cosa che la popolazione generale dovrebbe fare. Certo. Ogni 2 anni in farmacia si prende il test, qualunque laboratorio fa il test del sangue occulto nelle feci, ci sono poche attenzioni da seguire, certo, ma uno non può mangiare una bistecca da 1 chilo il giorno del test, perché ovviamente è possibile che il cibo interferisca con i risultati dell'esame, però è un esame abbastanza semplice, banale, è chiaro. Ogni 2 anni si può fare. Andrebbe fatto dopo i 50, dicevamo. Sì, molto bene. Invece da fare prima? Da fare prima, fortunatamente prima... nella popolazione generale sono più rari i tumori, le popolazioni a rischio sono minori, per cui gli screening, il nostro corpo si usura col tempo, per cui purtroppo, i pazienti più giovani fortunatamente hanno meno da essere screenati. Però diciamo una cosa che mi è piaciuta molto è quella dell'ecografia al fegato per ricercare il fegato steatosico. Può modificare le abitudini, certo. Ma è molto comune trovarsi un fegato un po' steatosico, e la gente potrebbe riflettere sulle abitudini, sentire del proprio medico di famiglia. Un po' come si dice, ho il fegato ingrossato, invece è ingrassato. È ingrassato. Molto molto bene, professor Grazzi, io la ringrazio. Vogliamo ricordare un po' come seguire l'Istituto Tumori Regina Elena in questa giornata mondiale contro il cancro? Si può seguire, c'è una...
si chiama fanpage, una pagina di fan su Facebook, dove Regina Elena Sangaligano, esattamente. Uh-huh. E poi c'è un account su Twitter, IREIFO ufficiale dell'ufficio stampa, dove in tutta la giornata vengono pubblicate notizie, stralci dell'intervista, notizie. Io e i miei colleghi siamo disponibili per ricevere delle domande durante tutta la giornata. Benissimo. A cui cercheremo di rispondere ovviamente in tempi rapidissimi oggi, perché oggi è una giornata particolare. E poi c'è un canale di YouTube dove ci sono tutte le interviste fatte da me, dai miei colleghi oncologi, chirurghi, su argomenti specifici, dove si possono trovare tutte le risposte a tutte le domande che ci vengono. Poi se proprio uno vuole proprio vederci, può chiamarci su Skype oggi. Addirittura. Anche con Skype. Benissimo, vogliamo dare l'indirizzo? Lei ce l'ha? L'indirizzo Skype è ufficio stampa, Regina Elena, ufficio.stampa, Regina Elena, staccato mi sembra. Sì, dovrebbe. Dovrebbe, può darsi, non lo so. Mi sembra di sì. Comunque basta andare sul sito, ma poi basta andare e possono trovarci tranquillamente. Esatto, e anche sul sito dell'Istituto Tumori Regina Elena Sangallicano. info.it. Molto bene. Allora professor Grazzi, la ringrazio ancora e in bocca al lupo per questa giornata e complimenti per tutto il lavoro che fate. Grazie per l'intervista e per il lavoro che fate. Grazie mille. Anche a lei, grazie ancora, arrivederci. Ringraziamo il professor Gianluca Grazzi, direttore della chirurgia epatobilio pancreatica dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma.